È stato restituito ad un verde brillante il campo di calcio a 8 di Falcineto, dopo che il vecchio tappeto in sintetico, calpestato da diverse generazioni di calciatori in formazione e di amatori, ha lasciato posto ad un nuovo prato in erba artificiale, un intervento impegnativo ma ormai irrinunciabile, per consentire all'intero complesso, che si completa con un campo da calcio a 5 spogliatoi, più sala al coperto per eventi in cui insiste la scuola di ballo e il ristorante, di continuare a distinguersi, soddisfacendo così le aspettative di chi lo utilizza. Questa associazione sportiva c'è da 37 anni e da 37 anni a questa parte sempre con lo stesso presidente, che è Giuseppe Sorcinelli. Clienti storici del nostro impianto sportivo sono la scuola calcio SD Rametauro, che tra l'altro è alle nostre spalle, per poi arrivare al CSI Fano di Marco Pagnetti, con presidente Marco Pagnetti, e non scordiamoci degli amatori che tutte le sere di tutte le settimane riempiono i nostri campetti. Non solo tra i principali fruitori, ma anche protagonisti della bagnata cerimonia, anche i piccoli del vivaio della Real Metauro 2018. Noi nasciamo, appunto, come dice il nome stesso, nel 2018, ed è una realtà che nasce principalmente nei comuni di Cartoceto e di Colle del Metauro, però investe anche i bambini e le bambine del territorio del comune di Fano e, come oggi possiamo testimoniare, occupando anche, diciamo, degli spazi che ci vengono concessi per gli allenamenti dei nostri ragazzi anche sul territorio di Fano e in particolar modo qua al centro polivalente Nicola May. L'impegno è notevole perché abbiamo praticamente sui 400 tesserati, dalla prima squadra al più piccolo, nati nel 2019. I nostri 20 oltre tecnici sono tutti qualificati, così come i nostri dirigenti, anche qua parliamo di dirigenti associati, sono 12, poi i dirigenti accompagnatori sono oltre 30 dirigenti che ogni fine settimana accompagnano appunto le squadre sui campi di calcio. Quindi anche i dirigenti fanno parte di questa realtà e anche i dirigenti, diciamo così, partecipano spesso e volentieri a dei corsi di aggiornamento su tutto quello che è soprattutto il mondo del calcio giovanile, con tutte le tematiche, dalla tutela dei minori a tutte le varie sfaccettature che appunto impone l'attenzione particolare su questo mondo giovanile.